che tradotto vuol dire lodate, benedite l'Eterno, perché è buono e la sua benignità dura per sempre o in eterno. Bene, la puntata di stasera è particolare, è straordinaria. A tal punto che talvolta può essere rischioso farlo. E voi vedrete tra poco per quale motivo. Forse per questi contenuti, questa categoria dei rotoli veniva in qualche maniera, per caso o volutamente, trascurata. Non lo so, ma è certo che le copie, che sono ben 8 copie, frammentarie del rotolo di Daniele trovate a Qumran fanno scoprire e danno delle informazioni che talvolta possono creare, secondo me, grossi imbarazzi a delle istituzioni o delle tradizioni. Vi ricordate la prima serata quando c'è e si parla del ritrovamento dei manoscritti di Qumran e nel rotolo prima grotta e nei resti di rotolo Daniele è indicato il tempo in cui Messia sarà presentato in Giudea e in quale maniera, vi ricordate, sono delle testimonianze che praticamente mettono a disagio il mio popolo ebraico. Però quelli sono contenuti che fanno parte di quei rotoli e quei rotoli anche sono rotoli di Qumran, rotoli del Mar Morto. Ed è sorprendente che stasera vedremo invece se vi è qualcosa che eventualmente possa essere inquietante, straordinario per il popolo ebraico come la puntata 1, così la puntata di stasera è altrettanto straordinaria e forse può essere inquietante per diverse istituzioni che sono esistite nel passato e esistono tuttora. Ma vorrei dire, se grande Elohim Adonai Yah ha voluto rivelare in questi rotoli, questi contenuti che riguardano questi periodi di storia, certi avvenimenti e certi poteri, vuol dire che lui ha voluto che queste cose siano scoperte per il futuro, perché le copie del rotolo Daniele raccontano che in particolare questi contenuti saranno utili e saranno scoperti e di grande vantaggio alle ultime generazioni che vivranno negli ultimi tempi della storia dell'uomo su questo pianeta. Posso dire una cosa, che chi non ha visto la seconda puntata dove c'è elenco degli imperi in anticipo descritti e rappresentati dalla statua dimostrata nel sogno all'imperatore Nabucodonosor, che arriva fino ai nostri giorni, posso dire che è veramente molto difficile comprendere il contenuto che stasera leggeremo, che fa parte delle copie dei antichi rotoli Daniele. Posso vedere le mani di chi stasera è qui e magari non ha visto la seconda puntata di elenco di questi imperi? Quindi tutti l'avete visto, vero? Bene, questo vuol dire che se l'avete visto che potete e possiamo insieme facilmente anche apprendere il contenuto della puntata di stasera. La puntata di stasera è legata a questi mini rotoli, il contenuto speciale che questi mini rotoli, ma in particolare a quello che le antiche copie di Daniele raccontano, ed è questo straordinario, in anticipo quello che sarebbe accaduto riguardo il contenuto di questi mini rotoli e rivelato nelle copie dei rotoli di Daniele. Abitanti di Qumran erano molto attenti al particolare studio di questi antichi copie dei rotoli di Daniele perché erano molto dediti a sapere scoprire il futuro, quindi le cose che sarebbero accadute nel futuro, e quindi erano molto attratti allo studio delle copie del rotolo di Daniele. Le grotte di Qumran
ci hanno fornito in particolare una, la grotta numero 1, grotta numero 4 e 6, i resti delle copie di queste 8 copie di Rote Daniele, in particolare stasera la grotta 4 ci presenta resti di due rotoli di Daniele, delle rotoli di Daniele, dove ci sono le porzioni di testi come qui che vedete, 4Q113, in particolare questi testi che riguardano capitolo da 1.6, da 26 a 28, e poi abbiamo anche 4Q112 che riguardano capitolo 7 da 25 fino a 8.5. Ora, le grotte che sono state trovate a Qumran, che ci presentano di diversi rotoli, sono rotoli importanti per noi, oltre questo, questa manciata di testi che abbiamo nelle copie di Rota Daniele, sono i mini rotoli trovati nella quarta grotta che avete visto qui, perché abitanti di Qumran tenevano grande considerazione di questi mini rotoli. Sembrerebbe che il messaggio dei mini rotoli è il sommo messaggio contenuto di tutti rotoli speciali che avevano in questa biblioteca di circa 900 rotoli rinvenuta grazie a studiosi archeologi. Nel Tempio di Gerusalemme in antichità il contenuto di mini rotoli era inciso su due tavole di pietra e sembrerebbe che il colore, probabilmente secondo le iscrizioni e indizi, possa essere queste tavole di pietra, una pietra preziosa particolare, sembrerebbe che sia il colore zaffiro, quindi colore blu, no? Quindi è una pietra preziosa e sembrerebbe che incisione del contenuto dei mini rotoli è stato riportato in queste tavole di pietra che erano poste nella cosiddetta Arca del Patto, che prima dell'attacco dei babilonesi è stata nascosta fuori Gerusalemme in qualche grotta. Ecco, quando il secondo tempio viene distrutto dai romani, portano il candelabro ma non portano l'arca. L'arca da qualche parte ancora c'è. Quindi se Indiana Jones non andrà presto in pensione, se non lui o qualcun altro, speriamo possa trovarla. L'arca del patto o l'arca dell'alleanza, o possiamo dire anche un'altra cosa, non è soltanto l'arca dell'alleanza del patto, si può dire anche che è una cassetta di legno rivestita di oro purissimo, no? Stiamo dicendo che è in Marocco. E quindi di conseguenza ci sono diverse indicazioni. Ora, secondo le indicazioni, quelle che sono dei rotoli e di chi veramente era coinvolto con questa arca, cioè il popolo ebraico, sono indicazioni che è stata, prima del attacco dei babilonesi, nascosta in una grotta fuori Gerusalemme, perché siccome i babilonesi avanzavano non potevano andare lontano da Gerusalemme, e da quel momento rimase intatta lì. Ora, attenzione, i rotoli speciali che coloro che avevano sogni e visioni da parte dell'Elohim Yah venivano conservati non dentro l'arca del patto, questa cassetta di legno rivestita di oro purissimo, no? Allora, venivano messi accanto. Quindi il contenuto che era descritto inciso su queste due tavole di pietra preziosa zaffiro di quel colore, praticamente era portato nell'interno dell'arca mentre i rotoli al fianco. Ecco come si raccoglievano rotoli nell'arco dei secoli, perché Elohim Adonai Yah disse, come, se voi dite, lui dice, come facciamo a distinguere il vero profeta dal falso, la parola che proviene da lui? Dice semplicemente, quando la dice e questa non si realizza, l'ha parlato per presunzione sua quel tale, quindi non date retta alle sue parole. Quindi tutti i rotoli in cui il futuro si realizzava veramente, venivano messi e venivano considerati, messi da parte, considerati come i rotoli dell'Elohim Adonai Yah con le sue rivelazioni. E l'altra cosa era importante, era questa. Se un tale dice, non il futuro, ma dice e fa cadere qualche segno prodigioso, qualche miracolo,
E se poi dice le cose diverse da quelle che sono incise in queste due tavole, e lui cita, dicendo andiamo a pregare qualche altra idolo, qualche altro Dio, qualche altra cosa, al di fuori dello Himalaya, dice lasciatelo perdere, non date retta a lui, non seguitelo. Quindi ecco la distinzione che c'era, ecco la selezione che veniva fatta praticamente in antichità, perché questi rotoli speciali, come sono arrivati a essere considerati speciali? Perché il tempo, il futuro che loro hanno descritto in anticipo si è realizzato, da soli si sono confermati, la gente ha riconosciuto il vero rotolo autentico dal falso. Ecco anche come abitanti di Qumran riuscivano a fare questa differenza. E i babilonesi, prima di attaccare Gerusalemme, come abbiamo detto, hanno deportato tutti gli oggetti tranne l'arca del patto, che è stata nascosta. Le descrizioni ci sono nelle tradizioni ebraiche, nella Bibbia ebraica, nei rotoli, resti rotoli antichi, che è fuori Gerusalemme, ma non tanto perché l'esercito babilonese stava per attaccare. E la cosa interessante è questa qui, che il contenuto dei mini rotoli è riportato in diversi rotoli che sono stati ritrovati nella grotta 1, 2, 4, 5 e 6, il contenuto dei mini rotoli. Ma questo contenuto dei mini rotoli non è soltanto riportato nei resti dei rotoli di Qumran che abitanti di Qumran copiavano, ma sono riportati nei secoli dagli ebrei che copiavano praticamente questi rotoli speciali, quindi sono riportati non soltanto dagli abitanti di Qumran, ma anche dagli ebrei nei secoli fino ai nostri giorni. Questa la vedete, praticamente tutte le lettere che ci sono qui sarebbero quasi tutte uguali, solo c'è l'aggiunzione dei puntini che indicano dei vocali. Tipo, mi chiamo David. Bene, a Qumran scrivono DVD, quindi scritto io sono DVD, il mio nome. Invece, per gli ebrei che vengono secoli dopo quelli di Qumran, continuano a scrivere e copiare lo stesso contenuto, ma per essere sicuri che quella parola si pronuncia David, no? Anziché di scrivere solo DVD, aggiungevano di sotto le vocali. D-A-V-I-D. Quindi il contenuto è rimasto invariato. Quindi le parole di quello che era scritto nei mini rotoli, riportato in diversi rotoli di Qumran, dal popolo ebraico nel Medioevo fino ai nostri giorni, e poi, due secoli prima di Cristo, il contenuto dei mini rotoli è stato tradotto anche in greco. E quel contenuto praticamente riportato fino alla Tanakh, nei rotoli speciali, come vediamo oggi nell'uso dei libri moderni che hanno degli ebrei. E la prima parte che viene, il mini rotolo, è quella che c'è ancora oggi, che sarebbe Shema Israel Yehovah, il famoso tetragramma di Elohim Adonai, il suo nome, gli ebrei leggono Adonai, Eloheinu Adonai Echad, che sarebbe Ascolta Israele, il nostro Signore Dio è uno. La cosa interessante a notare nel mini rotolo, quello che c'è ma anche oggi, fino oggi, che questo uno è indicato con Echad. E vuol dire Echad e indica per un uno composto da più persone. E quindi, a differenza di parola ebraica Yahid, che vuol dire un uno, ma un uno che è un singolo, unico e non c'è altro, qui è stato utilizzato Echad che si usa. E Adamo ed Eva, insieme, formarono una carne, una, non è utilizzato Yahid, ma è utilizzato Echad perché ci sono più persone. E Echad, uno, si utilizza anche quando ci sono un centinaio di persone. In uno dei testi antichi si dice tutta la tribù di Beniamino di Dan si unì, si alzò come un solo uomo. E c'era un centinaio di persone, e quindi si utilizza Echad. Quindi la cosa interessante di mini rotoli, c'è questa espressione, in cui si dice che questo Elohim Adonai Yah, sì, è uno, non esistono tre dei, quattro dei o sette dei, è un solo Dio. Però si sta parlando non di Echad, Yahid, una persona singola, ma di un uno e più persone. Questo è un mistero per gli ebrei, per il mio popolo, perché il Salmo 110 dice... Questo Yah dice ad Adonai, sempre Yah, siede alla mia destra finché io
faccia dei tuoi nemici lo sgabello ai tuoi piedi. Eccolo qui il testo. Quindi è chiaro che ci sono due o più persone che tra di loro si parlano. Ora, questa è stata la prima parte del minirotolo. Invece, adesso andiamo a vedere cos'altro c'è scritto in questo minirotolo e che cos'altro di straordinario nelle antiche copie dei rotoli Daniele che abitanti di Qumran leggevano, che sono pervenute fino ai nostri giorni, sono nei musei. Loro sapevano, leggevano che sarebbe successo nel futuro riguardo i contenuti di questi mini rotoli che per loro erano importanti. Quindi abbiamo detto, la prima grotta, quarta grotta, sesta grotta ci presentano le copie dei rotoli di Daniele, di Qumran. Queste quattro grotte ce le presentano, ce le portano fino a noi oggi. Ecco le sigle rispettive che noi prenderemo in considerazione, prendiamo quasi tutte le conferenze, ricordando che le copie di Rotolo di Daniele sono state tradotte secoli prima anche in greco, e quella traduzione veniva chiamata 70. Quindi noi prenderemo, grazie anche a questo, la traduzione di 70 per vedere il totale contenuto dei rotoli. Ecco le sigle di questi testi trovati in diversi rotoli, in diverse grotte che ci sono. Non devo ribadire, avete già sentito, che l'aramaico riportato dalle copie di Daniele ci fanno vedere chiaramente che questi contenuti sono veramente dati in un antico lontano passato, perché l'aramaico babilonese, quindi si sta parlando del VI-VII secolo avanti Cristo. Quindi noi prendiamo in considerazione, vedete, le copie di Daniele, ci sono le parti mancanti. Ebbene, se gli esperti archeologi prendevano una giara rotta o semirotta praticamente di Qumran, studiavano se la forma vi è qualcosa in comune con le giare che c'erano in Egitto. Quindi se prendevano in considerazione queste cose qui, o il materiale di un vasellame a Qumran con quello che hanno trovato vicino al villaggio, è giustificabile, è normale che anche noi prendiamo in considerazione lo stesso, i contenuti che esistevano a Qumran con contenuti che nel secondo secolo avanti Cristo, quando esistevano abitanti di Qumran, erano tradotti in greco. Ecco come è facile fare la ricostruzione delle parti mancanti prendendo anche in considerazione le copie daniele del greco che esistevano al secondo secolo avanti Cristo e avere il racconto completo. Per quanto sia importante il contenuto che adesso leggeremo insieme, stesso Yeshua Mashiach, Elohim Adonai, quando era in terra, diventato l'uomo, disse ai suoi discepoli, testimoni oculari, di leggere e studiare in particolare, hanno scritto, le profezie nei scritti di Daniele. Ecco, questo per chi vuole, quando torna a casa, controllare nel Matteo capitolo 24, nomina i testi del profeta Daniele e di porre un'attenzione nella sua lettura. Ora, di tutti i testi dei rotoli che c'erano, ebraici detti Tanakh, T per Torah, N per profeti, Nevim, e Ketuvim per iscritti, vi è questa categoria che compone rotoli speciali. Adesso ci abbiamo un libro, gli ebrei li tengono, ma abitanti di Qumran avevano i rotoli che riempivano praticamente interi appartamenti nostri, sarebbero appartamenti interi riempiti con un libro di questi rotoli speciali. E loro leggevano questi scritti nella grotta 4, quando studiavano certi scritti, abitanti di Qumran, di loro pugno, hanno scritto che ci sono dei libri della sapienza che saranno aperti per comprendere i misteri profondi e allora le tenebre si allontaneranno. Ora, noi andiamo a vedere questi testi che ci raccontano, e vorrei indicare, attenzione, per noi è molto importante la traduzione anche delle copie daniele in greco, detta 70, perché abitanti di Qumran possedevano le traduzioni in greco di queste rotoli speciali, detta 70, ecco diverse grotte con i codici, e nei musei
Vi sono diversi codici di 70, detto Sineuticus Alexandrinus, praticamente che contengono quello che era la traduzione anche dopo Cristo di quella 70 che circolava, era uguale a quella due secoli prima di Cristo. Quindi prendiamo in considerazione copie di Rote Daniele di Qumran e grazie alla 70, quindi le parti mancanti di Daniele che sono tradotte in greco, possiamo ricostruire. Questo è soltanto come un'idea di questi frammenti che vedete qui delle copie di Daniele, che grazie al greco possiamo avere praticamente il racconto completo, perché tolto, mettendo in parti dei contenuti che parlano in greco, le stesse cose che abbiamo qui, si riescono a ricostruire le parti, quindi uno ha il pieno racconto di quello che abitanti di Qumran, due secoli prima di Cristo, grazie alla 70 delle copie di Daniele, avevano e possedevano. Ma non solo, è valida anche la copia che gli ebrei copiavano nei secoli dopo Cristo con i puntini, perché lì il contenuto è uguale, il succo, a quello che abitanti di Qumran scrivevano senza puntini. Quindi non soltanto la 70, perfino lo stesso racconto in ebraico con l'aggiunzione dei puntini, perché lo completa ed è identico il succo praticamente raccontato. Quindi riusciamo in questa maniera ad avere una ottima ricostruzione di una descrizione che parla di una cosa straordinaria che adesso leggeremo insieme, che vi posso dire, forse come quella di 70 settimane che inquietano gli ebrei, questa potrebbe essere come una goccia di limone nell'occhio degli occidentali, noi occidentali. Traduzione. Daniele, mentre era a letto, scrive Daniele, fece un sogno ed ebbe delle visioni nella sua mente. Scrisse il sogno e narrò la sostanza delle cose. Daniele scrive, traduzione, dunque prese a dire, io guardavo nella mia visione di notte, ed ecco i quattro venti del cielo squassavano il mar grande, e quattro grandi bestie salivano dal mare, una diversa dall'altra. Traduzione, la prima era simile a un leone, ed aveva ali di aquila. Io guardavo finché le furono strappate le ali, poi fu sollevata da terra, fu fatta stare ritta su due piedi come un uomo, e le fu dato un cuore d'uomo. Un'altra bestia, la seconda, scrive traduzione, simile ad un orso, si alzava su da un lato e aveva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto, levati, mangia molta carne. Dopo questo io guardavo, ed ecco un'altra simile a un leopardo, che aveva quattro ali di uccello sul suo dorso, la bestia aveva quattro teste e le fu dato il dominio. Dopo questo io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventevole, terribile e straordinariamente forte. Essa aveva grandi denti di ferro, divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi, era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Continua traduzione. Stavo osservando le corna, quando ecco in mezzo ad esse spuntò un altro piccolo corno, davanti al quale tre delle prime corna furono divente. Ed ecco in quel corno c'erano degli occhi simili a occhi di un uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Quanto a me, continua a scrivere Daniele, il mio spirito rimase addolorato nell'involcro del corpo e le visioni della mia mente mi turbarono. Mi avvicinai a uno di quelli che stavano lì vicino e gli domandai la verità di tutto questo. Ed egli mi parlò e mi fece conoscere l'interpretazione di quelle cose. Daniele, come noi stasera, non sapeva che cosa significasse. E meno male che quell'essere vivente, personale, gli ha parlato e gli ha detto cosa significano queste cose. Leggiamo la traduzione. Avete notato che ci sono quattro bestie? Interessante. Sentite la voce cosa gli ha detto. Queste traduzioni, grandi bestie, che sono quattro, rappresentano quattro re che sorgeranno dalla terra. Vi ricordate il sogno di imperatore Nabucodonosor? Quattro metalli della statua rappresentano, dai tempi di Daniele in poi, quattro grandi imperi che ci saranno sulla terra. Quindi
Le stesse cose che sono state rivelate a Nabucodonosor, adesso questa voce dice Daniele, le stesse cose, quattro bestie come quattro metalli. Vi ricordate che c'è la pietra che arriva, che è l'intervento di Elohim Adonaiach, ritorno di Messia, che farà trasformare questa terra in suo impero e dice sarà dato ai santi e la possederanno per sempre, non sarà più lasciata. E qui dice la stessa cosa la voce di questo essere vivente. Poi i santi, dopo questi periodi, dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, per l'eternità. Traduzione. Allora Daniele scrive cosa gli ha chiesto e scrive traduzioni così. Allora desiderai sapere la verità intorno alla quarta bestia. Quindi non gli importano tanto i primi tre imperi, ma vuole sapere il quarto impero. E dice perché? Che era diversa da tutte le altre, e straordinariamente terribile, con denti di ferro e artigli di bronzo, che divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi, e intorno alle 10 corna che aveva sulla testa. Vedete? È fissato, vuole sapere la quarta bestia, 10 corna, che cosa sono. E poi dice, e intorno all'altro corno, che spuntava davanti a quelle, e davanti al quale erano cadute tre corna, cioè quel corno che aveva occhi e una bocca che proferiva grandi cose e che, sentite dopo, ha visto 10 corna, spunta un piccolo corno dopo aver visto quelli 10 e dice, lui cresce e davanti a lui tre corna vengono eliminate, staccate e poi non è più piccolo corno. Dice, questo piccolo corno alla fine appariva maggiore dalle altre corna. E la voce gli rispose, traduzione, leggiamo. Ed egli mi parlò così. Attenzione, non voglio responsabilità. Io non dico stasera nulla di mio. Mi attengo precisamente ai contenuti. Quello che c'è scritto è quello che c'è scritto qui che significa. Quindi non aggiungiamo, non togliamo niente. Non voglio beccarmi nessuna denuncia delle istituzioni e non voglio, ecco, voglio essere preciso che quello che leggo dicono rotoli, non dico io, ecco, questa è la cosa importante. Egli mi parlò così, la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Vi ricordate quattro imperi? Si diceva per gambe di ferro, questo regno sarà diverso, che calpesterà, stritolerà, le stesse cose che si dice per la quarta bestia, che dice sono quattro regni, e dice questo divorerà, stritolerà, sarà diverso rispetto agli altri, quindi si ripete la stessa cosa, la voce gli dice. E poi vedete qui, quarto impero, ci sono le 10, vi ricordate? Dite, divisione del quarto impero, 10 dita, 10 tribù barbariche e così via. E qui la stessa cosa, dice io, vidi, questa quarta è, le tre non interessava la quarta. Gli ha detto, questi sono quattro imperi d'ora in poi, va bene. E dice, raccontami la quarta che era diversa. E dice, vorrei sapere questi 10 corna cosa significano. E poi dopo 10 vide un piccolo che fece uscire, staccare le tre. E la voce, guardate cosa gli dice. Traduzione, non dico nulla di mio, sono antichi contenuti. La voce disse, le 10 traduzioni corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. Quindi confermano proprio la stessa cosa, 10 tribù barbariche, quarto impero Roma che stritolerava tutto quanto rispetto ad altri imperi, e 10 corna, 10 dita sono praticamente 10 governi, 10 tribù barbariche che ci sono alla fine e causano il crollo dell'impero romano. E sentite la voce cosa dice, la traduzione. Dopo di loro, l'impero romano viene sgretolato nel 476 d.C. La voce dice, non dico io stasera, dopo di loro, dopo questi 10 re, sgretolamento, quindi dopo 476, sentite cosa dice, ne sorgerà un altro piccolo corno, questo è il corno che ho trovato in Svizzera, no? All'inizio è così, poi cresce, 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 e dal piccolo diventa un po' più grande. Quindi dopo questi 10 spunta un altro, quindi sono qui, dice, i 10 sono 10 re che sorgeranno,
ne sorgerà un altro che sarà, sentite qui, diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Quindi tre tribù barbariche, le dieci, devono sparire. Questo è quello che la voce ha detto, non lo dico io, la voce ha detto. È impressionante. E la voce ha detto che quindi dopo crollo dell'impero romano, quando la Roma sarà disgretolata in dieci parti, grazie alle dieci tribù barbariche, quindi dopo 476 ci sarà la crescita, e a causa di questa crescita le tre tribù barbariche spariranno. Questo è quello che è stato detto. La cosa impressionante, guardate cosa ci dice la storia. Attenzione, non dico io. Non diciamo noi amici dei rotoli, non abbiamo nessuna responsabilità. Questi sono i dati storici, questa è la storia, la realtà. L'impero romano è esistito questo imperatore di nome Costantin, in questo segno vincerai. Quindi aveva, i dati storici ci dicono, iniziato già a favorire un fenomeno legato a Roma. E sentite qui cosa la storia ci dice. Giustiniano favorì il papato cacciando i tre popoli ariani. Quindi i cristiani all'inizio erano perseguitati l'impero romano, grazie a Costantino non sono più perseguitati, ma quasi favoreggiati. Alla fine, grazie a queste pratiche, guardate che fenomeno nasce. Giustiniano favorì il papato, sentite qui, cacciando i tre popoli ariani che minacciavano Roma. A causa di chi? A causa del papato. Gli Eroli, che si erano stabiliti nel 476, scomparvero nel 493. I Vandali, stabiliti nell'Africa del Nord nel 439, furono cacciati nel 534. Gli Ostrogoti furono battuti a Roma nel 538 e disparvero nel 553. Tre tribù barbariche, storia ci dice, sono spariti a causa di favoreggiamento da parte di questi imperatori nei confronti di un nuovo elemento. E guardate qui una cosa impressionante. Nel 533 l'imperatore d'Oriente pubblicò un editto riconoscendo la potestà assoluta del vescovo di Roma su tutte le chiese. E sentite qui una cosa interessante. Nel 538 d.C. gli Ostrogoti subirono la sconfitta definitiva e dovettero abbandonare Roma. Sentite questo, il Vigilio eletto in quell'anno diede il via alla stirpe dei papi uomini di Stato. Quindi nel 538, dopo crollo dell'impero romano, nel 476, abbiamo un altro corpo, ma prima di diventare Stato, quindi un altro re, un altro Stato, prima di diventare, nel spuntare, prima di diventare Stato, nel spuntare, piano piano, prima di 538, tre tribù barbariche vengono eliminate a causa di questo nuovo fenomeno. Guardate come è precisa la storia. A causa di favoreggiamento di questo stato, di questo nuovo corno, perché corni, le corna che Daniele ha visto, dice, sono re, sono dei stati, governi, qui nasce un nuovo potere e a causa suo tre tribù barbariche spariscono. E guardate, 538 è veramente proclamato in questo anno i papi uomini di stato, quindi nasce un stato. Questa è la storia, non dico io nulla. Mi raccomando. Quindi la voce disse, sentite questo, quindi qui facciamo riassunto. Crollo dell'impero romano, quarto impero, 538 nascono uomini di Stato, tre tribù barbariche distrutte, tre corna, distrutte davvero. Non troviamo più oggi questi popoli barbarici, discendenti. E sentite la voce cosa disse. Questo corno, questo nuovo Stato, traduzione, egli proferirà parole contro l'Altissimo. Attenzione, non l'ho detto io, questo è il contenuto del rotolo. Io non l'ho detto. Contenuto del rotolo. Egli, chi?
questo nuovo stato, questo nuovo potere, proferirà le parole contro Altissimo. La voce disse, Daniele disse, che questo piccolo corno, all'inizio piccolo, mentre cresceva, faceva spuntare, staccare tre corna, poi in visione, cosa disse? Disse che poi non fu un piccolo corno, ma appariva maggiore rispetto ad altre corna. Quindi, più piccolo rispetto agli altri, crolla l'impero, crolla, tre tribù barbariche, le tribù barbariche spariscono, e alla fine questo, che nasce dopo, crolla l'impero romano, come è stato il 538, ci dice la storia, andrà a aumentare il suo potere ad apparire un corno maggiore, maggiore. Andiamo avanti. Allora, qui, traduzione, la voce disse, egli proferirà parole contro Altissimo. La voce disse, egli proferirà parole contro Altissimo. Adesso leggete insieme a me, attenzione, non parlo nulla di mio stasera. Non dico nulla. Noi amici di Rotoli non ci professiamo e non diciamo nulla stasera. Leggiamo i dati e leggiamo l'espressione degli altri, di altri che facevano parte di questo stato, dello stato papale che è nato nel 538. A causa suo, tre tribù barbariche sono state cacciate, distrutte. Le parole che coloro che facevano, simboleggiavano questo potere, avevano espresso, eccole qui, riassunte nelle encicliche del 1890 e del 1896 del Papa Leone XIII, dichiarava così. Traduzione, leggiamo, le sue parole non sono nostre. Il dottore supremo della Chiesa è il pontefice di Roma. Una unione di sentimenti, dunque, esige una sottomissione totale e un'ubbidienza senza riserve alla Chiesa e al suo pontefice come a Dio stesso. E ancora, noi abbiamo qua giù il posto del Dio onnipotente. Lo sapete per Minirottoli cosa significa questo? Lo sapete per abitanti di Qumran sentire una dichiarazione che avevano quei mini rotoli dove Elohim Adonai Yah ha detto che non avere altro Elohim Dio al di fuori di me. Queste sono le cose inconcepibili per abitanti di Qumran. Infatti adesso leggiamo la prima parte che vi è nei mini rotoli di Qumran. La prima parte di quello che è stato inciso dall'Elohim Adonai Yah e poi copiato i mini rotoli che portavano è questa cosa qui. Prima di questo primo comandamento, ascolti Israele, Elohim Adonai è uno, non ci sono altri. E la stessa cosa si ribadisce nel primo comandamento del mini rotoli che era inciso sulle tavole. Non avere altri Elohim, Dio, Adonai al di fuori di me. E quindi la stessa cosa quando Elohim Adonai Ach Messia, come l'uomo in Giudea, secondo questi rotoli antichi, quello che dicono storici, ma quello che dicono i suoi testimoni oculari, hanno detto e hanno scritto in greco, e le copie di queste scritture che loro hanno scritto ci sono nei musei, non sono rotoli di Qumran, ma hanno scritto quello che lui personalmente, Messia giudeo, ha detto a loro. Ma voi non fatevi chiamare maestro. Amici di rotoli non sono maestri. Io non sono insegnante, non sono maestro. Io stasera non dico nulla di mio. Qui sono i rotoli che sono protagonisti, Elohim Adonai, le sue parole che parlano.
E sentite questo. Disse, traduzione, perché uno solo il vostro maestro, cioè in greco Cristo vuol dire il Messia, lui. Sentite questo. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, nel senso di fede, di religione, di cose di spiritualità. Non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Non fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, cioè il Messia, sempre lui. Quindi voi immaginate, se già non è ammissibile, non solo per abitanti di Qumran, per i discepoli di Messia, di Cristo, Gesù Cristo, grazie alle traduzioni dal greco, è inammissibile chiamare qualcuno guida, maestro, figuriamoci padre, padre, e figuriamoci considerarlo Elohim Adonaiach, Dio in terra. E sentite un'altra parola che disse, hanno traduzione qui, e Gesù, chiamateli a sé, disse: voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano, che i grandi esercitano il potere su di esse, e gli dicono tu fai questo, tu non fai questo, tu fai quello. E lui disse: ma tra di voi non sarà così. Quindi non esiste un discepolo che può comandare gli altri: tu credi questo, tu credi quello, tu non credi questo, tu fai quello, tu ubbidisci quello. No, non esiste proprio. Dice: tra di voi non è così. Sentite qui un testimone oculare di questo Messia Gesù giudeo, scrisse così a una comunità dell'impero romano cosa sarebbe successo nel prossimo futuro. Guardate qui, traduzione dal greco. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore, nostro Gesù Cristo, e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito, o da parola, o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo, ritorno di Messia, sia già venuto. Nessuno vi inganni in alcuna maniera. E continua la traduzione, dice: perché quel giorno non verrà se prima, sentite qui cosa deve accadere, sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. La cosa che letteralmente è accaduta, non lo dico io, lo dice la storia, la stessa istituzione, gli stessi pontefici, uomini di stato papale, hanno detto che loro hanno fatto questo, si sono proclamati, hanno preso questa posizione. E questo prima che succedesse nel quinto, sesto secolo e venisse dichiarato da Papa Leone XIII, viene trovato scritto qui. Queste copie sono del secondo, terzo secolo, vi rendete conto? Ma sono in anticipo 4-5 secoli prima di quando queste cose poi accadranno. E continua: non vi ricordate che quando ero ancora tra di voi vi dicevo queste cose? E sentite qui l'altra cosa descritta. La voce disse a Daniele che questo potere, questo piccolo corno, questo nuovo potere, che proferirà parole contro di esso. Sentite che cosa dice. Questo potere, questo stato, penserà di mutare i tempi e la legge. La legge. Per un abitante di Qumran, dire che qualcuno penserà di cambiare, mutare la legge. La legge quale? Questa qui? Quella che è stata incisa su due tavole messe nell'arca del patto? Quella di cui i contenuti sono stati trascritti nei mini rotoli e che loro portavano addosso, perché è l'unico testo di tutti i rotoli speciali di cui si dice che non l'ha scritto Mosè, nell'uomo che ha avuto le sue visioni, ma l'ha inciso lui sulle pietre di tavola, e per questo è l'unica cosa che è stata scritta da lui. Allora veniva messa dentro l'arca, mentre quelle che scrivevano le persone accanto l'arca
E quindi dire che qualcuno penserà di mutare queste parole sembrava incredibile e impossibile per l'abitante di Qumran o per Daniele, ma è quello che la voce ha detto, che penserà di mutare parole di quella legge di cui si dice è stata deposta nell'arca, che aveva una grande importanza e come ebrei dicono furono scritte, incise da lui e riportate. Penserà di mutare i tempi, e la legge, la voce disse. Lo sapete cosa è successo? Questo non lo dico io, dice la storia. Dicono loro stessi, questo stato papale dice, ci sono tonnellate di libri e documentazioni. Grazie all'ex cattedra, quando alzavano le mani così, allora tutto quello che pronunciavano in quel momento, siccome si sono proclamati che sono il Dio onnipotente in terra, tutto quello che dicevano con l'ex cattedra veniva considerato più importante di quello che Elohim Adonai Yah ha detto, che è stato scritto nel passato. E grazie a questo hanno tentato e pensato di mutare la legge e i tempi. Qui ci sono i 10 comandamenti incisi e il museo di Gerusalemme, Antichity, stanno mettendo a disposizione tra non molto, grazie a internet saremo in grado di vedere direttamente su internet i reperti dove ci sono diversi rotoli, che cosa c'è scritto e così via. Qui sono importanti i 10 comandamenti, nei resti di rotoli che abitanti di Qumran copiavano. E quindi abbiamo 10 comandamenti nei mini rotoli, in quello che erano i rotoli che abitanti di Qumran copiavano, che sono identici a quello che è stato inciso sulle pietre. E quelli mini rotoli sono stati copiati in altre parti prima di Cristo, come questo papiro fuori di Qumran trovato in Egitto, copiati dagli ebrei nel Medioevo in questa versione con i puntini, fino ad oggi, e che riportano le incisioni e sono tutte uguali. E non solo, il contenuto di questi mini rotoli, quello che era inciso sulle tavole, è stato tradotto anche in greco. E questo greco, nei secoli, fino a quelle copie di greco della 70 che è stata conservata nei musei, è uguale, non si contraddice. È possibile che questo potere vorrà tentare, penserare di mutare, di cambiare parole di questi mini rotoli, di questa legge? Guardate. Io sono il Signore, Dio tuo, non avere altro Dio fuori che me. In originale, questo primo comandamento inciso nei mini rotoli, detto sul Monte Sinai, nei manoscritti di Qumran, io sono Yehovah Yahweh, il tuo Elohim, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avrai altri dei davanti a me. Possiamo dire che il succo è uguale, un po' cambiato, ma è uguale. E questo, lo stesso contenuto, appare anche in altri documenti trovati fuori di Qumran fino ad oggi. E questo, lo stesso contenuto, così tradotto in greco, si trova sia nelle copie secoli prima di Cristo, in greco della 70 e dopo, è uguale. Quindi l'hanno cambiato, ma il succo è quello, e ci siamo. Come riportato anche nella Bibbia, dopo, nei secoli, come nel Catechismo. Andiamo al secondo. Il secondo nei mini rotoli e nei rotoli è così. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai. Quindi se uno ha una foto, un'immagine in casa, oppure una statuetta, qualcosa del genere decorativo, non ci sono problemi. Però qui è esplicitamente, originale traduzione, vietato, che Elohim vieta assolutamente la preghiera, adorazione davanti a questi oggetti. Non ti prostrerai, non adorerai, e così via. Dice, perché io sono un Elohim, Dio, il tuo Yah geloso, e così via. E questo stesso contenuto è riportato in altri documenti fuori di Qumran, e lo stesso così lo troviamo anche nelle copie in greco, invariato. Invece, con ex cattedra,
il secondo comandamento tolto. Attenzione, noi non diciamo nulla stasera, mi raccomando. L'hanno detto loro, è una cosa che ammettono loro, così è nel catechismo, così è venuto. Andiamo a vedere il terzo comandamento nei manoscritti di Qumran. Non userai il nome del Yahweh, il tuo Elohim, Yah, in vano, perché Yah Yahweh, Yah, non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Lo troviamo con l'originale nei mini rotoli, lo stesso nei resti di rotoli capitani di Qumran, in altri documenti fuori di Qumran, fino ad oggi uguale, e così lo stesso lo troviamo tradotto in greco. Invece, qui possiamo dire che più o meno il succo è lo stesso. Non nominare il nome di Dio in vano, e ci siamo. Cosa succede? Siccome hanno saltato il secondo comandamento e tolto, allora nel catechismo non nominare il nome di Dio in vano, che nei rotoli originali è terzo, è diventato secondo, perché hanno saltato il secondo che viene nelle Bibbie, tradotto dall'ebraico. Il quarto comandamento, guardate qui, nei mini rotoli originali. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato. Sacro al Yah, il tuo Elohim, non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, e così via. E per quale motivo? Dice perché Yah in 6 giorni fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il 7° giorno si riposò, perché Yah ha benedetto il giorno di sabato e lo ha santificato. Rotoli antichi permettono soltanto il giorno di sabato l'assistenza d'aiuto, di salute ai malati, di chi ha urgenze, anche degli animali, delle cose necessarie a mangiare e così via, ma non lavoro ordinario che si svolge durante 6 giorni. E guardate qui, questo comandamento dice il 7° giorno è sabato. Ma scusate, non è che ci hanno insegnato prima così? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, sesto e domenica 7°, no? Come mai qui c'è scritto in originale il 7° giorno è sabato? C'è qualcosa che non quadra. Vi ricordate cosa disse la voce? Questo potere penserà di cambiare la legge e il tempo. Ah, il tempo, l'unico tempo nei 10 comandamenti e nel 4° comandamento. Nel non uccidere, o io sono tuo Dio, non esiste nessun tempo. Qui c'è il tempo. Ma il 7° giorno è sabato. E così anche in altri documenti fuori di Qumran le trascrizioni dell'originale sono identiche. E così anche traduzioni in greco è identica, come il 4° e 7° giorno è sabato. Invece, con ex cattedra, hanno cambiato, ricordati di santificare le feste. E quindi il 4°, visto che hanno saltato il 2°, nel catechismo è sceso al 3° posto. Invece, il 4°, è 4° nella Bibbia, tradotto dal ebraico, però nel catechismo il 4° diventa onore il padre e la madre. Onore il padre e la madre, che è 5°, infatti è uguale il succo che troviamo dall'originale. Onorerai tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che Yahweh, il tuo Elohim, ti dà. E poi c'è, non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. E diciamo che questi li troviamo uguali così in altri documenti, e li troviamo uguali anche tradotti in greco. E diciamo che anche qui ci siamo, non uccidere, non commettere atti impuri, lì c'erano commettere atti adulterio, qui c'è le lieve differenze, non ruberai, non rubare, non dire falsa testimonianza, invece lì c'è scritto non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo, no? E cosa succede? Succede che qui ci siamo, nella Bibbia lo stesso è rimasto, nelle Bibbie non hanno cambiato, hanno tradotto dal greco e dall'ebraico uguale, e invece nel catechismo non ucciderai, non commettere atti impuri, non ruberai, ci siamo. E cosa è successo?
Il decimo comandamento nell'originale di Minirotoli è: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva e così via, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Così è nei rotoli di Qumran, nell'originale, negli altri documenti fuori di Qumran, uguale. Così è anche nella traduzione in greco, uguale, originale. Invece, il problema che per questo stato papale, saltando un comandamento, cambiando il quarto, manca un comandamento. Si sono trovati con 9. Allora, il decimo comandamento, non desiderare la donna da altri, non desiderare la roba da altri, che si fa, che si fa, che si fa, che si fa, tac, si stacca in due. Così diventa, ecco, decimo comandamento diviso in due. Non desiderare la donna all'altro sarà nonno, e il decimo che mancava sarà non desiderare la roba ad altri, ma in originale non è così. Attenzione, questi sono dati che diciamo noi amici di Rotoli, non dico io, qui ho letto, sono semplice lettore di quello che altri hanno detto, scritto, perché questi dati provengono dal Catechismo, come sono cambiati, secondo il Catechismo del Concilio Vaticano II, e quello che vedete è la Bibbia che si utilizza nella Chiesa Cattolica, praticamente edizione Paoline, quinta edizione del 1968, le pagine sono quelle che si possono controllare, quindi sono quelle. È impressionante che riguardo le parole che gli abitanti di Qumran portavano, eccoli qua nei mini rotoli, come le cose più importanti di tutti i rotoli scritti, riguardo quelle parole della legge, traduzione dal greco, quando Elohim Adonai Yah, come l'uomo, Messia, in Giudea, Giudeo, era in terra, scrissero i suoi discepoli, hanno sentito in 12, poi in tanti hanno scritto e tutti sono d'accordo su quello che ha detto, tradotto al greco, sentite cosa ha detto? Lui. È più facile che passino il cielo e la terra piuttosto che cada un solo apice della legge. Quindi quei comandamenti che erano incisi tipo colore come zaffiro su una pietra del genere, c'era scritto che neanche un apice di questi comandamenti suoi non sarà passato finché ci saranno cieli e la terra. Io sono andato a vedere la traduzione di un altro testo che dice: perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure una iota, un solo apice della legge passerà. Ho guardato una iota quanto è piccola, oppure c'è in ebraico la yod, questa è la lettera yod. Yod è talmente piccola che nei 10 comandamenti, se voi andate a vedere la yod, è talmente piccolissima, quasi piccola come l'apice della legge, c'è cioè, la iota, no? Come la puntina della I. Ecco, per paragone, vedere quanto è piccola. I caratteri che vedete qua, vedete questi caratteri qua come sono grandi? Ok, questi sono caratteri della grandezza 24. La iod ebraica è qui. Per vederla, questa iod ebraica, vedete com'è piccola rispetto a queste parole che sono caratteri scritture in 24, dimensione 24. La iod ebraica 24 bisogna aumentare 48, 98 qui e 138 volte ingrandita. Per vedere finalmente la forma 48, 98, 138 volte, voi immaginate qui siamo al 24, che la proporzione è per capire. E neanche un puntino come questo di questi è stato detto non passerà. E uno dei testimoni oculari scrisse questa cosa qui, che vi è nelle cose, nei documenti fuori di Qumran, i testimoni oculari, i suoi discepoli apostoli scrivevano, tradotto nel greco: chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno un sol punto è colpevole su tutti i punti. Ahimè, guardate qui. Questo non diciamo noi amici di Rotoli, questo dice questo Stato potere papale. Dai loro libri citiamo questo qua. Alla pagina 50 del Converts Catechism o Catholic Doctrine di Peter Gaiman leggiamo quanto segue. Domanda: qual è il giorno di riposo? Risposta, e loro stessi rispondono: il giorno di riposo è il sabato.
Domanda: perché noi allora osserviamo la domenica e non il sabato? Risposta: perché la Chiesa Cattolica ha trasferito la solennità del sabato alla domenica. Attenzione, ammettono loro stessi. Nei rotoli di Daniele era scritto che la voce disse che questo potere tenterà di cambiare la legge e il tempo. E sentite qui cosa Elohim Adonai non cambiò nulla, disse, sentite cosa disse i suoi discepoli, hanno scritto le sue parole, tradotto il greco, leggiamo. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. E poi sentite la traduzione di un altro testo che loro hanno scritto riguardo lui, cosa ha fatto tutta la vita e anche dall'infanzia. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e com'era solito di fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. In giorno di sabato entrò nella sinagoga, traduzione, scrivono loro riguardo lui, quello che ha fatto tutta la sua vita, e si alzò per leggere. Sentite qui, e gli fu dato in mano il rotolo libro del profeta Isaia. Che grotta è Isaia? 1. Ecco, quindi ha avuto in mano il rotolo di Isaia, come quelli che abitanti in Comrana avevano e copiavano. E sentite lui cosa disse: perfino dopo la sua risurrezione nel primo giorno della settimana, 8 volte viene nominata il primo giorno, giorno della risurrezione, che si sa è domenica, i suoi discepoli la chiamano il primo giorno della risurrezione, e primo giorno della settimana. Non lo chiamano settimo giorno, giorno di riposo. E sentite cosa disse lui, che nonostante il fatto che lui ha risorto nel primo giorno della settimana, non gli disse cambiate osservanza da sabato a domenica. Sentite cosa gli disse: per 40 anni avrebbero pregato prima della distruzione di Gerusalemme per 2 cose. Traduzione dal greco gli disse riguardo alla distruzione di Gerusalemme, disse: e pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato. Cioè, questo è straordinario. Quindi si sarebbero dovuti impegnare a pregare tutti i giorni dalla sua risurrezione fino al 70° anno, sono 40 anni, tutti i giorni, che quel benedetto giorno, quando attaccheranno i romani, non capita di sabato e non capita d'inverno. È una cosa straordinaria, non vi è nessun cambiamento dal sabato a domenica, ma anzi, queste conferme di più. E l'altra cosa interessante, l'unico comandamento dei 10 comandamenti, non è, che inizia con, in ebraico, Zakoch Et Yom HaShabbat LeKadesh, ricordati il giorno di sabato per santificarlo, per renderlo speciale, diverso rispetto ad altri giorni, distingui che è un altro giorno diverso rispetto ad altri giorni. L'unico comandamento che è stato inciso, copiato nei mini rotoli, in tutti questi rotoli originali, per cui lui disse, per questo ricordamelo. Guardate, non esiste per non uccidere, ricordati non uccidere. No, no, sono tutti importanti, ma solo su questo in particolare è stato detto questo ricordamelo. E lo sapete una cosa interessante? L'ultima colonna del rotolo di Isaia, ecco la copia che abitanti di Qumran copiavano come quella che Gesù aveva nelle sue mani, Messia giudeo, quando leggeva questo nel Tempio ogni sabato, l'ultima colonna di Isaia del rotolo della prima grotta, sentite cosa dice riguardo il futuro. Questo qui, che parla della nuova terra e nuovi cieli, e parla di qualcosa che succederà quando ci sarà sulla nuova terra, sul prossimo futuro qua, quando arriverà il Messia e la pietra, l'intervento di questo cielo e la terra saranno cambiati tra non molto, secondo i rotoli. Quando questo sarà rinnovato, qui si dice che ci sarà una cosa importante da sabato in sabato. Ecco la traduzione. Qui si parla di nuovi cieli e nuova terra sul futuro e si parla di sabato in sabato. E di sabato in sabato che cosa? Prima parte, traduzione dal
trovato prima grotta? Ecco, poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me, dice Yah, così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. E poi dice, e avverrà che di nove luni, e in particolare di sabato in sabato, ogni persona, ogni essere vivente verrà a prostrarsi, adorarlo, dice l'Eterno Yah. E qui sentite cosa ha detto l'altra voce, l'altra cosa è la voce, sentite qua, ha detto la voce a Daniele. Cosa penserà, oltre a cambiare e mutare la legge, proferirà parole contro l'Altissimo, sentite l'altra cosa? Perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli. Perseguiterà, disse la voce, questo potere papale, questo stato, questo nuovo potere, dice, perseguiterà i santi. Lo sapete che nei rotoli antichi dice, io sono El Kadosh, Dio Santo, speciale, anche voi lo siete, seguitemi. Quindi quando uno lo segue, legge, mette in pratica quello che lui dice, viene considerato speciale. E qui dice che tutti quelli che seguiranno le cose che lui dice saranno in quel periodo della storia perseguitati. E sentite cosa succede? Vedete qui? Questo è venuto grazie a questo stato papale. L'arsenale della pratica della Santa Inquisizione. Ex cathedra. Il corno era piccolo all'inizio, ma alla fine appariva maggiore. Riusciva a comandare gli altri governi delle tribù barbariche in quel periodo del Medioevo e diceva, tutti quelli che non ci danno retta a quello che diciamo, sterminateli. E da lì la Santa Inquisizione. Ecco, attenzione, non dico nulla di mio, stiamo leggendo quello che è stato realmente, come nel passato, che è successo. Abbiamo avuto la Shoah, abbiamo ricordato gli errori di sterminio di 6 milioni di ebrei e tanti altri, ma qui stiamo parlando, secondo i dati, di sterminio di 30 milioni, minimo 30 milioni di persone in quel periodo. Alcuni dicono che potrebbero andare fino a 50 milioni. Minimo 30 milioni. E sapete un'altra cosa interessante? Non si sta parlando di esecuzione dei criminali che hanno commesso omicidi, hanno rubato. No, si sta parlando di persone che erano trucidate soltanto per via, perché pensavano diversamente, avevano una fede diversa e erano visti come eretici perché non ubbidivano a questo stato papale. E per questo motivo venivano messi a San Geminiano. Una delle prime cose che ho visto quando sono venuto in Toscana è il museo della Inquisizione, dove ho visto tutte queste macchine di tortura che c'erano tantissimo fotografato, e la Repubblica 31 ottobre 1998 ha pubblicato Santa Inquisizione, la Chiesa chiede scusa, un convegno in Vaticano voluto da Wojtyla. Scrive questo giornalista a Roma, quando Papa Wojtyla qualche anno fa riunì in Vaticano un'assemblea straordinaria di cardinali per trasmettere loro la sua intenzione di affrontare il giubileo dell'anno 2000 con un serio esame di coscienza sulle colpe della Chiesa, l'accoglienza tra i porporati fu fredda. Molti cardinali, specie dei paesi dell'est europeo, appena usciti dal vassalaggio sovietico, temevano di dare armi ai nemici della fede, ammettendo errori ed orrori compiuti da personalità o organizzazioni ecclesiastiche. La Chiesa chiede scusa. Lo Stato papale ammette che tutte queste cose che sono state nel passato, in cui le persone che non volevano mettere in pratica le cose che lo Stato papale o con i dogmi imponevano, ma volevano semplicemente magari leggere la Bibbia e fare come c'è scritto in originale, venivano bruciati al rogo, per niente. E così via, tante testimonianze storiche. Quando sono stato in Calabria ho visitato questo villaggio delle guardie piemontesi che sorvegliavano il mare dalle invasioni degli ottomani, dei turchi, e questi valdesi
dal Piemonte, poi trasferiti lì, leggevano le scritture, le parole originali tradotte dal greco di quelle che il Signore Gesù disse, e si attenevano a quello. Allora a loro fu imposto di convertirsi per forza, ci fu una scia di sangue che scolava e scendeva per queste strade come un fiume, e li hanno costretti, a causa di questo sterminio che c'è stato nel Medioevo e nei secoli scorsi, a ritornare alla fede cattolica. E tanto è vero che li hanno costretto a vivere con questa porta, con questa porta spioncino che non si apre dall'interno ma dall'esterno, per controllare che le persone che vi siano dentro non leggessero la Bibbia. Perché chi leggeva la Bibbia aveva la sua vita in pericolo, pericolo mortale. Infatti i valdesi insegnavano ai bambini italiani molto onesti, straordinari, con la capacità di mente aperta e coraggio di conoscere la conoscenza, moltiplicare, mettere in pratica cose giuste, oneste, nobili. Insegnavano ai bambini di essere pronti che per via di questa conoscenza, di leggere e mettere in pratica le parole di Gesù semplicemente come sono lì, un giorno dovranno morire per questo. Facevano in questa maniera. Infatti, quello che dispiace è che questo periodo, che riporta tante racconti, storie e documenti di queste trucidità commesse grazie all'imposizione da parte dello Stato Papale della Santa Inquisizione. Ora vi dico una cosa, io apprezzo le persone sincere in tutti i luoghi, in tutte le religioni. Questo è il mio amico, il dottor Gianfranco Rossi, che è anche presso le Nazioni Unite un rappresentante per la lotta per la libertà, Dipartimento della Libertà del Pensiero e della Coscienza, ha avuto anche lui per gli incontri con Carlo Gentile e così via. Io conosco persone sincerissime che sono dei cattolici e li stimo e ammiro, e vi dico una cosa importante, è questa: l'atto che apprezzo è il fatto che Wojtyła ha avuto coraggio di riconoscere queste colpe errori che riguardano la Santa Inquisizione, e questa è una cosa enorme. Quindi attenzione, io stasera non ho detto nulla di me, è una cosa che proviene dagli altri, detta dagli altri, che è veritiera, reale, storica, è quello che c'è scritto in rotoli. E guardate cosa c'è scritto in rotoli: i santi saranno dati nelle sue mani questo potere, questo piccolo corno per grandi, per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Quanto è questo tempo? Io non lo so. Nel rotolo di Daniele non vi è descrizione. Vi è l'unica citazione che si trova in un documento fuori Qumran, che è stato scritto in greco, da Giovanni in Grecia, alla fine del primo secolo, queste sono le copie del secondo, terzo secolo, dove nel greco c'è scritto che il periodo di un tempo, dei tempi e la metà di un tempo equivale a 1260 anni. Quindi questa espressione, di giorni, questa espressione di 1260 giorni si trova non nei documenti di Qumran, ma nel questo documento di greco che uno dei discepoli apostoli di Gesù Cristo scrisse, una rivelazione sul futuro, ed è l'unico che cita il tempo dei tempi, la metà del tempo, che esattamente si trova nei contenuti dei rotoli antichi di Daniele, nelle copie che gli ebrei copiavano, ed è l'unico che dice che questo periodo equivale a 1260 giorni. Quindi la cosa interessante, al di fuori di questo non abbiamo altre cose. Questo non dico io, questo dice discepolo di Gesù Cristo, giudeo, messia, che era sull'isola Patmos, a cui fu rivelato in visione sempre da Yah, le cose in futuro, così dice lui, non dico io, che questo periodo, come lo descrive, è un periodo di 1260 giorni. Ora vi ricordate una cosa? Quando abbiamo visto la prima puntata, quanto vale un giorno nella profezia? È un anno nella storia. Quindi quando ci sono rotoli storici e racconta e Dio creò in sei giorni i cieli e la terra, non è una profezia, una narrazione reale. Quindi sei giorni, e dice fu mattina e fu tramonto di una sera, quindi un giorno singolo. Ma nei rotoli profetici la voce, e questo sapete già da prima, è anche abitanti di Qumran sapevano,
che un giorno profetico nelle cose profetiche equivale a un anno. E guardate riguardo la durata di questo piccolo corno all'inizio, che apparirà maggiore rispetto agli altri, in particolare iniziava a dare fastidio a un personaggio della Francia. Napoleone non sopportava l'idea che ci sia questo Stato papale in Europa, che quando comanda che certe cose devono essere fatte in quella maniera, gli altri Stati e gli altri re devono obbedire. E quindi appariva maggiore. E Napoleone non voleva una rivoluzione diversa. Anche lui, quando doveva essere coronato per imperatore e aspirare al dominio del mondo, ricordate, gli imperi volevano unificazione, dominio del mondo e così via, voleva cambiare e gli dava fastidio che senza benedizione di questo Stato papale la corona non poteva avere quel valore. E lo sapete cosa ci dice la storia? Sentite questo, la storia ci dice, enciclopedia della storia. Nel centro di Parigi lo stesso Bonaparte dichiarava: io sono la rivoluzione. Napoleone non fu un tiranno, ma un despota paternalistico che dette sia al popolo francese un'amministrazione ordinata e centralizzata, un sistema disciplinato di istruzione, sentite qui, e una chiesa ubbidiente allo Stato. La rivoluzione, basta più gli altri stati, altri regni, governi che sono sottomessi a questo potere piccolo che poi appariva maggiore. E quindi ha deciso di cambiare. Non più uno Stato ubbidiente alla Chiesa, ma una Chiesa ubbidiente allo Stato. Non più che questo corno deve apparire maggiore rispetto agli altri. E sapete cosa ci dice la storia? Sentite questa. La rivoluzione francese scosse l'assolutismo legale e religioso dei papi e inaugurò una nuova era. Il 26 novembre 1793 la Convenzione abolì ogni religione. Hanno detto basta sangue, basta inquisizioni, basta tutte queste cose qua, basta, basta Dio, basta religione, non vogliamo sapere più nulla. Rivoluzione, eh? E guardate la conseguenza. Il 10 febbraio, oggi è un 11 febbraio, ieri sarebbe stato anniversario. Il 10 febbraio 1798 il generale Berthier entrò in Roma e proclamò la Repubblica. Il Papa fu fatto prigioniero e mandato in Francia, dove morì l'anno successivo nella fortezza di Valenza all'età di 82 anni. Questo è successo nel 10 febbraio 1798. Vi ricordate la data quando è nato lo Stato papale? Nel 538 gli Ostrogotti subirono sconfitta, il Papa Vigilio in quell'anno diede il via alla stirpe dei papi uomini di Stato. Andiamo a vedere. Quindi partiamo dal 538 d.C. fino al 1798 d.C. Quindi facciamo così, la matematica. 1798 meno 538 e andiamo. 8 meno 8 è 0. 9 meno 3 è 6. E 7 meno 5 è 2. E 1? 1000. 260 anni. Attenzione, non l'abbiamo detto noi. Attenzione, non lo dicono amici di Rotoli. Attenzione, questa è storia. Questi sono i dati reali. Come è chiaro che il muro di Berlino, e per sempre lo sarà, è caduto nel 1989, si sa che realmente il muro di Berlino è caduto nel 1989. E questo nessuno può cambiare. Così lo stesso si sa che questo fatto è successo nel 1798 ed è partito nel 538 e in mezzo sono esattamente 1260. Non un anno in più, nemmeno un anno in meno. Quindi sono esattamente per metà un tempo del tempo e la metà di un tempo. Esattamente 1260 giorni profetici, cioè anni. Adesso, ricapitolando, finiamo questa esposizione stasera. Dopo che l'impero romano nasce, dice la voce, questo nuovo corno, questo nuovo re, nuovo stato, 538, è un stato diverso corno rispetto agli altri. Gli altri erano politici, questo era religioso politico. Tre popoli barbarici distrutti a causa di lui, infatti la voce disse, è successo.
dice, proferirà parole contro Altissimo. Infatti, ex cattedra, si proclamano Dio sulla terra, al posto di Dio. Dice, penseranno di cambiare, mutare la legge e i tempi. Infatti, cambiano i 10 comandamenti e i tempi. Il settimo giorno diventa il primo, e il primo diventa settimo. Cioè, il settimo giorno diventa sesto, il primo settimo. E cosa succede? Dice, i santi saranno dati nelle sue mani e li perseguiterà. Infatti, il calcolo della santa acquisizione, non per crimini, ma soltanto per pensiero diverso, perché volevano seguire all'originale una cosa più alla lettera scritta giusta, furono distrutti dai 30 ai 50 milioni, per 30 è senza dubbio, proprio dubbio. E tutto questo succede esattamente per un periodo di 1260 anni, che corrisponde ai tempi dei metà dei tempi. È impressionante come alla lettera si sono realizzate le cose che sono scritte in questi rotoli. Se Elohim Adonai Yah ha voluto che questo contenuto fosse scritto in rotoli di Daniele, che abitanti di Qumran copiavano, se ha voluto che siano tradotti in greco, conservati fino ad oggi, e uscissero queste scoperte archeologiche, lui ha voluto e ha scritto nei rotoli attraverso Daniele che queste generazioni future, le ultime della fine del mondo, devono sapere queste verità. Come lui le ha visto, come lui li vede, come ha rivelato in anticipo come andranno le cose, e li mette nella vera luce. Può darsi alcuni li stimano o onorano più di quello che è dovuto, ma lui li mette nella vera luce, rivelando in anticipo tutto e dicendo come sono davanti a lui queste cose descritte. E dice che queste cose sono importanti per noi, che noi le sapessimo. Infatti, un testo del rotolo di Daniele finisce così. Daniele tiene nascoste in traduzione queste parole, disse la voce, il sigillo, il rotolo, il libro, sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Ci sono, ho detto prima, molti cattolici o degli amici tra di loro e così via. Un altro personaggio che vale la pena citare è stato la persona che è stata eletta, uno del Veneto, cosiddetto Papa Luciani, che appena è stato eletto ha detto una cosa scioccante per questo stato papale, che vuole portare tutto all'originale, all'origine, e fare tutti i cambiamenti. Alcuni dicono, ma forse non so se 33 giorni 33. O 33 giorni, quindi neanche 2 mesi. Non hanno mai dato la possibilità di fare un accertamento di come è morto e per quale motivo è morto, però lui ha voluto fare questo. Quindi questi due elementi positivi, Wojtyła che ha riconosciuto gli errori che sono stati riguardo la Inquisizione, ma non la volontà di ritorno all'origine. Questo ha voluto ritorno all'originale, all'originale, alla semplicità, riformare tutto. Ed è stato bloccato. Però noi, che siamo fuori, se gli altri sono stati bloccati, noi possiamo continuare privatamente per ognuno nella nostra vita a fare dove magari gli altri sono stati bloccati. Vorrei dire una cosa molto importante. Non andate in crisi quando leggete i manoscritti, i rotoli di Qumran, le parole 10 che sono state incise, come abbiamo visto qui in originale. Perché anche io, come tante persone, non c'è una che non abbia infranto quelle 10 parole della legge di qui, nel rotolo di prima grotta, la traduzione dice, la voce ha detto, attenetevi alla legge e alla testimonianza, testimonianza di Elohim Adonai Yah. Quindi oggi, nel terzo millennio, questa voce attraverso questo rotolo museo, Elohim Adonai Yah vuole che generazioni ritornino alla sua legge, all'originale, e alle sue testimonianze, quello che dice lui, non le istituzioni, non le religioni, non le chiese, non i guru, non i maestri, non i messia, i profeti, no, ritorno alle sue parole, alle sue testimonianze, alla sua legge, all'originale. Ora la cosa importante, come ho detto prima, e dice anche lui, nel rotolo prima grotta, se i vostri peccati sono come scarlato, venite da me, diventeranno bianchi come la neve, come bianchi come lana. Quindi uno non si deve scioccare e preoccupare quando legge tutti questi comandamenti. Quando io l'ho letto prima volta, questi mini rotoli, questo quello che c'è, i 10 comandamenti, mi sono detto, ahimè, non esiste una persona che non ha infranto.
Ecco perché c'è una buona notizia, nonostante quello di ritornare alle sue parole, venire da lui, è lui che farà cambiamenti dentro di noi, non siamo noi come abbiamo parlato poco fa. E guardate una cosa, alcuni pensano che i comandamenti ama il tuo Dio con tutto il cuore e il tuo prossimo come te stesso siano del Nuovo Testamento. Sì, sono scritti anche nel Nuovo Testamento, i discepoli li scrissero perché lui, quando era in terra, Elohim Adonaiah, gli ha detto il Messia giudeo Gesù. Ma guardate una cosa, gli ha detto anche attraverso profeti, prima di venire in terra, ha detto: amerai Yah il tuo Dio Elohim con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E poi amerai il tuo prossimo come te stesso. Guardate che le tavole sono due. Quando uno ama Yah, non usa il nome suo invano. Quando uno ama Yah, non prega altro che lui. Quando uno ama lui, non prega e non si ginocchia davanti le statue e davanti le immagini. Quando uno ama Yah, non osserva il giorno dei romani, San Dei, Dio Sole, ma osserva il suo giorno. E quando uno ama non gli è difficile nulla. E quando uno ama prossimo non gli è difficile non gli derubare o ammazzare e così via, ma cerca di fare il bene. Quindi lui dice, invoca, che noi torniamo da lui. Non ci sforziamo a mettere in pratica sabato, a non fare adulterio, o non dire false testimonianze. Lui ci invita a tornare alle sue testimonianze a lui, e lui dice che ci metterà la legge e ci farà camminare secondo i suoi statuti. E questa è la più grande preparazione che uno può fare per il suo ritorno, sapendo che non si diventa giusto perché si servono comandamenti, ma si diventa giusto perché lui ha preso le nostre colpe, e lui dice ai rotoli che ci preparerà lui, se quotidianamente, ogni giorno, cerchiamo di mantenere quella fiammella accesa con le tue sue parole, parlando con lui, andando giorno per giorno. Grazie per la vostra attenzione.